L'utenza ha ancora paura di accedere agli autobus. I mezzi sono sanificati e sterilizzati ogni giorno. A bordo non si rischia il contagio, salendo per di più obbligatoriamente con guanti e mascherine. A dirlo è Stefano Ferrari, segretario regionale provinciale Faisa CISL. Con l'avvio della fase 2 e il conseguente rinforzo di numerose linee, infatti, a Verona gli utenti ATV sono ancora ai minimi, specialmente nel settore extraurbano, dove in una corsa si trasportano mediamente dalle 5 alle 10 persone. E a questo punto noi crediamo che il trasporto pubblico locale non possa utilizzare il criterio del distanziamento sociale sul mezzo pubblico dove all'interno l'aria si muove, dove all'interno gli utenti devono muoversi per accedere alle entrate e alle uscite. Non è possibile garantire il metro, non è possibile e è anche, diciamo, inutile voler mantenere questa regola perché rischiamo di far rimanere a terra tante persone che invece è giusto che salgano e che abbiano la possibilità di andare a una fermata e di salire sull'autobus ed essere trasportate al lavoro. Se noi continuiamo col criterio del distanziamento sociale, quindi trasportare 9-10 persone su un autobus di 12 metri o 16 su un autobus di 18, crediamo che sia insostenibile far funzionare un trasporto pubblico e non far fare alle aziende dei buchi di bilancio che poi ne pagheremo tutte le conseguenze per anni. Quindi almeno noi crediamo che dovremmo trasportare un 40-50% dell'utenza prevista a bordo dal, diciamo, l'omologazione del mezzo. E in questo modo riusciremo a coniugare la sicurezza e anche la capienza dei mezzi. A tal proposito, chiediamo con forza all'ente di governo, al Comune di Verona, al Presidente della Provincia di riportare in campo le vecchie linee feriali, quindi l'11, il 12, il 13, e le linee 20 e le linee 30, perché così diamo alla nostra clientela quello per cui si sono abbonate. E alla luce della difficile situazione attuale, il sindacato degli autoferrotranvieri non manca di guardare anche alla mobilità futura, soprattutto in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Dobbiamo cercare di muoverci con la coscienza che non sarà più come prima e che il trasporto pubblico locale deve essere centrale perché l'utilizzo dell'auto privata porterà solo problemi a tutti.